A inizio inconsciamente, un programma a cura di Mariella Carda con la partecipazione della psicologa psicoterapeuta Daniela Cassago. Inconsciamente, perché conoscere se stessi aiuta a vivere meglio. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere. Bentrovati, è giunto il momento di Inconsciamente. Saluto come sempre Daniela Cassago, la nostra psicologa che è con noi. Ciao Daniela, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, aria di maturità, di esami, insomma esami importanti che comunque portano ad uno stress non indifferente per gli studenti. Ora noi abbiamo pensato di parlarne con te perché oltre ad essere una bravissima psicologa sei anche un'insegnante, quindi la vedi un po' da ambo le parti. Esatto, sono insegnante e ho una quinta di un liceo, quindi sarò coinvolta in prima linea in questa cosa. Cosa stai notando in questi ragazzi che comunque affrontano un esame importante per la loro vita? Assolutamente sì, probabilmente il primo esame importante per i ragazzi di quest'anno, che arrivano anche da una fase Covid che li ha portati a stare tanto in didattica a distanza, quindi fronteggiare un esame di questo tipo con una commissione che torna a essere un po' interna, un po' esterna, porta sicuramente più ansia degli anni addietro. C'è il confronto con l'altro che arriva da fuori, quindi il timore del giudizio, il timore di non farcela, il timore di non essere all'altezza e talvolta anche il timore di deludere i propri insegnanti, nonché i propri genitori. Vedo ragazzi particolarmente, come dire, talvolta fragili, mi viene da usare questo termine, poiché poco predisposti all'idea delle prove e poco probabilmente performanti dal punto di vista dell'avere un pensiero che li porti a dire sì, io ce la faccio. Quindi vanno molto incoraggiati dal punto di vista dell'autostima. Quindi mi stai dicendo che partono già scoraggiati, cioè non si fidano tanto di loro stessi, ecco. C'è un grosso numero di ragazzi che vive questo senso di dubbio, dubitano delle proprie capacità o delle proprie competenze, ma io credo molto sia dovuto anche appunto ai 2 anni e mezzo precedenti di mancata relazione in presenza nelle scuole e tutta questa didattica molto virtual, per così dire, che li ha portati un po' a star dietro, no? A prendere distanza, a star dietro uno schermo di un PC. Daniela, cosa fa la scuola per, come dire, far crescere l'autostima di questi ragazzi? Ma guarda, abbiamo puntato tanto su delle simulazioni, mettendoli quindi in contesto il più simile possibile a ciò che sarà quel giorno, soprattutto per quanto attiene all'orale, perché ovviamente il confronto con la commissione lo si percepisce in maniera più ansiosa se pensi al colloquio orale piuttosto che lo scritto, dove sei tu, il tuo foglio, il tuo tema o la tua prova di indirizzo, eccetera. Quindi abbiamo fatto un po' una sorta di desensibilizzazione sistematica che in psicologia si usa, ossia colloco la persona che vive quest'ansia in una situazione simulata il più realistica possibile, in modo che possa fare un po' le prove tecniche di trasmissione, diciamo. Ecco. Un po' una palestra emotiva. Eh sì, beh, del resto gli orali, voglio dire, hanno sempre spaventato, no? Io ricordo anche quando andavo a scuola io, il terrore di tutti già sono le interrogazioni, no? Perché comunque devi parlare, sei lì davanti all'insegnante, figuriamoci gli esami orali. Sì, è anche il primo anno che la maturità torna ad essere quella che era ante Covid. Devo dire che quest'anno loro incontreranno anche un presidente esterno, che è questa entità un po' così, che ha questo potere all'interno della commissione. Certo. Poi magari sono persone tranquille, ma è nell'immaginario del ragazzo, no? Il presidente e i commissari esterni vengono vissuti come delle entità giudicanti e un po' temute. Poi sicuramente una volta che si scioglie il ghiaccio ci si rende conto che non è molto diverso da un'interrogazione sostanzialmente. Il punto è che, come ogni cosa, finché non la vivi, proietti dentro a quella situazione tutte le tue paure, le tue incertezze, le tue insicurezze. Quindi personalmente devo dire che li abbiamo aiutati molto nell'aspetto emotivo, ecco, più che per il classico ripasso delle materie, dei contenuti. Guarda Daniela, hai una radio a disposizione, vogliamo dare un messaggio di tranquillità a questi ragazzi? Assolutamente sì, ragazzi, siate voi stessi, date il meglio, fate tutto il possibile e andrà sicuramente benissimo.
benissimo. Daniela, ti ringrazio, sono certa che ti stanno ringraziando anche tutti gli studenti all'ascolto, perché ne hanno bisogno. Ti ringrazio di essere stata con noi anche oggi e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ci dirai poi come sono andati gli esami dei tuoi studenti. Certamente. Avete ascoltato Inconsciamente, un programma a cura di Mariella Carda con la partecipazione della psicologa psicoterapeuta Daniela Cassago. Inconsciamente, ogni giovedì e ogni domenica alle 11, solo su Radio Stereo 5. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da vedere ha.